Raga, questa mattina la prima puntata per quanto riguarda la spiega della profezia di Celestino è veramente una grandissima figata e vi cambierà profondamente, state con noi. Ciao raga, buongiorno, buongiorno. Allora intanto questa mattina una sorpresa per noi, per favore fatevi un applauso all'interno delle vostre case, fatevi un applauso perché è veramente emozionatissima, perché era da tantissimo tempo che non era con noi. Quindi signore e signore la nostra freschissima, bellissima, dolcissima, emozionatissima, ma anche stupendissima, vera. Ciao tesoro, buongiorno. <ride> so che sei, che sei rossa. Sì. Sì, no, ma, ma, di, ma diglielo che è vero che hai, che hai le palpitazioni è vero è vero è vero è da, eh, tantissimo, tempo. Eh, sì, è da tantissimo tempo e sono super emozionata <ride> buongiorno tesoro allora buongiorno. ti trovi in questo momento in montagna in montagna sta in piovendo ha eh, piovuto stanotte danno, danno pioggia nel, nel primo pomeriggio al momento c'è il sole benissimo. ti stai <ride> rilassando ti stai riposando stai facendo delle passeggiate Certo, certo. Benissimo, benissimo. Allora, intanto eh, comunichiamo che stiamo organizzando degli eventi per quanto riguarda anche altri autori che a noi piacciono tantissimo, qui saranno accompagnati ovviamente da delle interviste per presentarvi alcuni che conoscerete, quindi persone che potete incontrare in sala e che la nostra Daniela Pallua sta provvedendo alle locandine, quindi tra pochissimo saranno disponibili sulla nostra piattaforma in zion www.inzion.com, però intanto procediamo con i nostri, con i nostri corsi. Prego Vera. Iniziamo con settembre, 11 settembre, con le Salvetti, Pillola Rossa, Lucanali. Poi il 17 settembre saremo a Frascati con un laboratorio di campane tibetane e il giorno successivo, il 18 settembre, laboratorio di Transurfing. Dopodiché il 25 settembre saremo a Monza con il laboratorio di campane tibetane. E, mh, dopodiché saremo eh, a Bolzano Andando a memoria, sì, a memoria. Andremo, sì, andremo per la prima volta in montagna a Bolzano <ride> con <ride> l'8 settembre laboratorio di campani Tibetane. Il 9 settembre laboratorio di Transurfing. Successivamente 16 settembre Monza Pillola Rossa. 23 settembre, oh, scusatemi siamo in ottobre, 23, allora 16 ottobre <ride> pillola rossa a Monza, 20, eh, 23 ottobre Bologna con pillola rossa e eh, per poi proseguire il um, 6 novembre Sanremo eh, con ovviamente. campane tibetane. Sì, perfetto, grazie mille. Ricordo alle persone che il, il corso Pillola Rossa è un corso dove si spiega come si fa per uscire da Matrix. E la cosa importante da, da scoprire, la cosa importante da sapere è che quando una persona esce da Matrix non lo fa semplicemente perché va a vivere in un bosco, ma perché cambia tutti quei processi mentali a cui ubbidisce senza rendersene conto che poi alla fine lo rendono una persona automatica, una persona che comunque poi eh, riesce a prevedere tutte le aspettative. Del sistema, no? Quindi quando si incomincia a scardinare no? Questi, queste reazioni no? che sono meccaniche, da quel, punto, da quel momento in poi iniziamo a liberarci. No? Quindi, Pillola Rossa è un corso che serve per questo. L'ho messo a punto proprio per, per, anche per le richieste da parte delle persone, no? che vogliono sapere come si fa per uscire da Matrix. Ok, tesoro. Mm. Allora, eh, sì. senti, cosa vuoi fare? Vuoi stare sì. con me accanto? No, dopo, su? dopo, dopo. Dopo Ti sì. eh, Ricordiamo che per iscriversi basta scrivere una mail a luca.nali oppure potete vedere tutti i nostri corsi sul nostro sito sì, www.enzion.com. Grazie, tesoro, grazie, brava, ha fatto bene a dirlo, ma anche per avere delle informazioni. Eh. Ricordo altresì che per quanto riguarda i corsi, i corsi sono la fonte del nostro sostentamento, no? quindi il nostro staff è sostenuto eh, eh, dai corsi, da quelli che sono gli introiti dei corsi, che hanno ovviamente un costo, un prezzo. Se però una persona non è in grado di pagare questo prezzo, anche semplicemente non vuole pagarlo, magari dice: Guarda, secondo me sono troppi questi soldi, non li voglio. Può venire offerta libera o addirittura gratuitamente. Eh. Questa formula noi la otteniamo. Da sempre, praticamente, ed è molto fortunata perché scopriamo che tante persone, addirittura non solo pagano il loro biglietto, ma pagano anche quello di un'altra persona. Se il biglietto è no, come fanno a Napoli, no? che c'è il caffè sospeso, così no? È un gesto: ecco il grande Ramo Fuci che è un gesto di, di, grande, insomma, di, di grande cortesia e gentilezza, trovo comunque. <ride> Quindi potete usufruire diciamo, di tutte queste modalità. Bene, vero? allora, prenditi cura dei commenti, ci vediamo tra pochino. A più tardi. Ti metti giù da sola? Ti metto giù io? Sì. sì. Fa tu, vai. Ciao Tesoro. Ciao grande, vera, rassicurante, vera. Era tantissimo che non ehm, c'era, e che non faceva le live, che comunque è molto impegnata, considerate che lei si sta occupando adesso dell'organizzazione di tutti i corsi esterni in tutta Italia, anche degli altri autori, oltre all'amministrazione, oltre a tutti quelli che sono tagli della, della piattaforma in Zion, di cui lei si prende cura in prima persona, quindi ha trascurato un po' le live, però per me è importante che ci sia perché comunque non dimentichiamo che tutto è nato da me e vera, di fatto è nato da me proprio che non si è avvicinata quasi per gioco vera a questo nostro progetto fino a farlo diventare un progetto che ora si può dire di tutto di me insomma per la del cielo sono, sono faccio tanti di quegli errori o tante di quelle di, 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 di quelle debolezze veramente che, che però degli improvvisati perché comunque non siamo degli youtuber sono un youtuber ovviamente improvvisato sono peraltro anche pro tempore perché poi mi vorrò di, mi vorrò, diciamo disimpegnare da questo ruolo che comunque sento appartenermi sempre di meno siamo lui che sono riusciti a fare qualcosa di concreto per le persone per se stesse, a di costruire un qualcosa di veramente significativo, di trovare e far trovare il modo senza gravare sulle persone di potersi anche sostenere, no? perché all'inizio quando sono state inserite no, in Inzaion in questo progetto, le persone molte di loro erano fuori, non potevano lavorare no? e di conseguenza all'interno, una volta all'interno di Inzaion hanno iniziato a poter avere un reddito, comunque avere comunque dei, dei soldi a disposizione, no? Questo per me è un grandissimo orgoglio, quindi quando a volte poi si ricevono delle critiche, no? per fortuna sono pochissime, però a volte sono veramente gratuite, no? A volte anche sento rivolgermi una critica che è che questa è un po' una, una critica che di fatto viene detta un po' a tutti gli altri, no? Però nel mio caso è veramente inappropriata no? perché magari mi siedo in faccia quando io dico che comunque questo è un momento per meraviglioso: che ci sono dei margini di risoluzione pazzeschi, si possono cambiare, si può cambiare la vita in maniera estremamente efficace, eccetera. Mi dicono: sì, sì, grandi bei discorsi, poi però all'atto pratico eh, non, è, non, non fai nulla. <ride> quando, quando io dico in pratica no? che la mia vita è, è rappresentata dalla mia esperienza, no? io vi sto dicendo: guardate, sono partito dalla parte più infima del mondo. Sono partito con delle basi veramente claudicanti al massimo, ne ho subite di ogni. Adesso sono qui a, a raccontare cose, a parlare di me, a farvi vedere che è comunque è possibile farlo. No? Premettendo anche che se ci sono riuscito io, con tutti i miei difetti, con tutte le mie caratteristiche, figuratevi una persona normale come voi. Ecco, quindi è un po', un po questo. No? però le persone, quando devono, hanno a che fare no? con la prova, la, con la dimostrazione che in realtà il cambiamento si può fare, tendono a tirar fuori delle, delle scuse no? esaustive. Per loro per non farlo, fino all'aggressione verbale dei, di chi invece vi dice che guardate è possibile farlo, quindi il risveglio che le persone non vogliono fare. Perché, perché consta di, di un cambiamento, no? un cambiamento, adesso ci introduciamo nella profezia celestiale, vi dico anche perché la chiamiamo profezia celestiale, di un cambiamento che eh, solitamente una persona non vuole fare, non perché è cattiva, ma perché è abituata ad avere un approccio razionale, non un approccio, quindi una relazione alla vita razionale. E quindi succede che quando c'è questo approccio razionale semplicemente non si riescano a, ad essere attratti, non riusciamo ad essere attratti dalle novità. Eh, siamo attratti soltanto dalle cose che noi già conosciamo, che abbiamo già acquisito, che è la gabbia mentale. Ecco, intanto iniziamo a parlare proprio della, della, eh, della, dei costrutti no? mentali che ci tengano schiavi, no? Quindi un approccio prettamente razionale fa sì che una persona si nutra e desideri avere a che fare solo con cose che ha già acquisito, che ha, che ha ristrutturato. Queste cose ovviamente poi non riescono più a dare energia, per, semplicemente perché sono reiterate, no? quindi non hanno più lo stupore, no? noi ci, ci nutriamo poi di stupore del resto no? e di conseguenza abbiamo bisogno di surrogati oppure di costruirsi delle cose che hanno la caratteristica di essere nuove, però siccome sappiamo profondamente che non sono, non vanno poi a cambiare delle circostanze, no? di conseguenza noi applichiamo, adottiamo quei modelli di pensiero sotto forma di gioco, li diamo proprio il contatto di gioco che per antonomasia non garantisce alcun genere di cambiamento, il gioco è un qualcosa di fine a se stesso. Una persona quando gioca si studia un aspetto ovviamente, però poi rimane tale e quale. No? Non parlo dell'attività ludica dei bambini, no? che potremmo definirla, anche lì viene chiamato gioco. no? Perché comunque fino a se stesso, dal punto di vista dell'adulto, invece dal punto di vista del bambino, è una fonte di grandissimo apprendimento. Parlo del gioco dell'adulto, quando si parla del gioco del calcio, del gioco anche eh, ludopatico, se volete, no? gioco d'azzardo, tutte queste cose che comunque di fatto eh, le persone cercano, no? ricercano per avere semplicemente delle emozioni, che però tutto rimane in forma subliminata. Cioè quando abbiamo un approccio razionale, la nostra vita è acquisita soltanto attraverso delle informazioni. Che sono di fatto riconducibili al gioco perché noi ci nutriamo delle nostre sicurezze, abbiamo soltanto le nostre, bisogno delle nostre sicurezze. Una figura a dispetto del maschio, una figura che invece è piacevolata in questo perché comunque ha un approccio alla vita non più razionale, ma è estremamente entusiastico: è la donna: no? quindi il femminino, no? la, 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 la femmina di fatto, no? che invece si nutre delle novità, ha no? bisogno proprio di cose sempre più nuove, eccetera. Così, no? Questa è la ragione per cui gran parte salvo eccezione, ovviamente, però, gran parte dei risvegli: gran parte delle cose meravigliose che si riescono a fare e che si vedono fare in questo periodo sono, sono realizzate da donne eh? ricordiamoci che in questo momento loro lo sanno una figura estremamente ispirazionale per quanto riguarda la nostra evoluzione è la, de, è la donna, è la femmina, no? che loro lo sanno, infatti cercano di eh, distruggerla il più possibile. No? Quindi facciamo molta attenzione, diamo sempre dei grandi spazi al femminino, facciamo in modo che la donna non sia tale soltanto quando vive in approvazione con quello che è poi il consenso del maschio, ecco, ma lasciamola libera, lasciamola libera di esprimere, di sentire, perché è quanto di più vicino alla sorgente prima della vita la donna. Quindi è molto importante questa cosa è un discorso, capite bene, femministico no? perché quando si parla di femminismo si cerca di spodestare l'uomo no? a favore della donna, non è questo è sempre comunque un'interazione si parla di attitudini e la donna, in questo, soprattutto in questo momento particolare dove lo si vede ancora più chiaramente ha una, una mansione estremamente importante perché veramente non c'è niente in questo mondo più vicino alla vita e alla sua, alla sua risorsa come il pensiero femminile. Ecco, quindi eh, la, donna, la donna spesso non grida, non sto parlando di donne che hanno preso le sembianze del maschio per riuscire a, preva a prevalere in un mondo determinato dal maschilismo, eh? attenzione, parlo della donna vera, no? la delicatezza della donna, eccetera. La donna sussura spesso, la donna... Non, non urla appunto, la donna non si impone la donna elegantemente esiste e dà degli spunti no? per questa ragione è importante dal, dal punto di vista del maschio di starla a ascoltare starla anche a osservare eh? questa è una cosa veramente molto importante tutte queste alternative no? sessuali che ci vengano proposte no? ovviamente sono, tutte, sono tutti aspetti concorrenziali perché di concorrenza si tratta che vanno poi a sminuire no? a, di, a dissolvere un po' anche quella che comunque è la figura femminile. La profezia di Celestino. Allora, la profezia di Celestino è una profezia eh, che è stata scritta almeno 30 anni fa eh, e tutti noi l'abbiamo letta fra, insomma, quando eravamo piuttosto giovani, sto parlando di persone che comunque hanno la mia età, l'abbiamo letta con una certa curiosità. Faceva figo dire, no, io ho letto la profezia di Celestino, perché c'era una dicotomia nel nome che non voluta, poi vi dico anche poi in realtà proprio perché non era voluta, che ci... Ci faceva, ci faceva ci faceva piacere ci faceva, faceva sembrare che comunque Celestino no? che Celestino potessi dare insomma, è quasi un verseggiativo è un nome che comunque tu un nome proprio certo ma che tu puoi dare insomma alla persona che ne so al bambino del paese Celestino no Celestino Celestino che ne so così no e poi in realtà c'era questa profezia la profezia di Celestino di conseguenza non ci faceva piacere a noi parlare di questa cosa qui no? io ho letto la profezia di Celestino ed effettivamente io ho letto la profezia di Celestino eh, e, e mi sono poi accorto che mentre la leggevo. E mi succedevano delle cose che erano legate al libro. Tutto quello che leggevo nel libro mi succedeva. No? Questo non è per effetto di una manifestazione magica del libro, questo è per effetto di quando uno scritto si colloca perfettamente in termini strutturali con quella che è la meccanica della vita. Quindi io sono all'interno della meccanica, cioè riesco ad essere all'interno della meccanica della vita per aver letto, per, grazie al fatto di leggere un testo a quella maniera, di conseguenza mi innesco. Mi inserisco perfettamente, quindi gli accadimenti poi sono, eh, sono cose che, che succedono in virtù del fatto che sia il libro sia la vita parlano il medesimo linguaggio. Tanto per capirsi, c'è una grande una grande defezione nel titolo che poi alla fine è stata <coughs> non è stata più corretta perché correggerla avrebbe, avrebbe significato anche stravolgere un po' no? quello che era il senso dell'immaginario collettivo di questo libro no? e quindi è stato intitolato la profezia di Celestino ma perché c'è stato un errore di traduzione in realtà si chiama la profezia celestiale la profezia celestiale e questo infatti è il titolo di questi appuntamenti adesso è il primo poi ci saranno ovviamente ogni mattina noi alle nove ci vedremo ci incontreremo parleremo di questo punto per Punto. E andiamo a vedere adesso il primo punto. Bella tesoro, si abbassi un attimino i commenti, metto il, il banner che ho preparato dove si, va, dove si va a leggere questa la prima profezia, no? che comunque ho messo anche nella copertina. No? Però qui è un pochino più dettagliata. Dice. La massa critica nella cultura si sta verificando un nuovo risveglio spirituale provocato da una massa critica di persone che vivono la loro esistenza come una sorta di sviluppo spirituale. Una vita, poi, poi viene tagliato, però, comunque, si parla di una vita. Che non è più vissuta all'interno di una meccanica ordinaria, no? quindi si va, si cerca di vivere per poi <coughs> prolificare. Molte persone hanno. Ci sono varie correnti di pensiero, voi sapete? No? Ci sono, che ne so, io, i titanisti no? che sono convinti che mh, eh, la, la vita è semplicemente un'occasione per soccombere. <ride> non so, cosa in questa maniera. E la vita oppure la vita è un modo per prolificare, no? Io prolifico, così questo garantisce la vita. Sì, ma la finalità è quello di fare figli, e solo questo, ecco i proprietari, no? Quello che ha cercato di fare quello che ha cercato di fare il comunismo no? con il suo con, con il, il Marx che è stato il, lo, il suo fondatore se volete no? ricordo che Marx aveva eh, mi sembra se non mi sbaglio non vorrei sbagliarmi eh, sei o sette figli di cui eh, quattro sono morti di fame due si sono suicidati ne è rimasto solo uno che penso odi il padre quindi ci sono questi personaggi che poi scrivono no? sull'umanità scrivono su come comportarsi eccetera che poi alla, allo stato pratico hanno una vita veramente, veramente mediocre me, per non dire drammatica, no? ma ce ne sono tantissimi. Eh, che ne so, mi viene a mente io da educatore, mi ricordo Rousseau per, eh, per esempio. No? Eh, vi ricorderete Rousseau, i tre poteri francesi, no? eh, Rousseau, Montesquieu Questi personaggi pazzeschi, Rousseau, molti non lo conoscono come, come, come educatore, ma lui era un grandissimo educatore. No? E la scuola eh, di Rousseau è molto, molto conosciuta. Però, praticamente, lui aveva tre figli, se non mi Sbaglio e tre figli l'ha niente, l'ha abbandonato. <ride> l'ha messa in un collegio, non, non l'ha più considerato, eccetera. No? Quindi ci, si, ci sono questi personaggi no? che poi alla fine parlano, parlano, però allo stato pratico non e che poi sono, sono risultati no? agli annali. E però poi alla fine, allo stato pratico, non eh, insomma, non offrono uno spunto no? degno di questo nome. Quindi in questo periodo noi siamo qui e molte di queste persone si stanno domandando ma perché esisto? No? E quella, è quella che si chiama la questione esistenziale viene particolarmente accesa. E allora a un certo punto si incomincia a dare tutta una serie di attribuzioni, un percorso, un percorso di, che procede per prove ed errori. Molte delle risposte ci vengono date dalle religioni. No, e eh, magari ci dicono che okay, questo mondo non ci piace molto, non è molto bello. Però tu sei qui per fare una prova per poi arrivare, che ne so, io a conquistarti uno spazio, non posso al sole. Ecco, non voglio diciamo la concezione religiosa. No? Però purtroppo si va anche a vedere che le religioni hanno dei denominatori comuni che sono abbastanza preoccupanti. Il primo è che eh, sono nate tutte nel medesimo periodo, <ride> come se fosse stata una congiura. No? Questi profeti, che all'incirca in varie parti del mondo tra All'altro, no? vengano, no? si insediano e iniziano a dire delle cose. La seconda è che spesso sono state strumentalizzate le religioni e i suoi profeti in favore di un potere. No. Quindi io, che poi a un certo punto gestisco un potere, un potere secolare, appunto, prendo la religione e dico: Attenzione! Eh, C'è una frase buddista che mi ha sconvolto quando ero buddista, che però lì era assolutamente accettata. Era questa, no? Cioè, considera il servizio al tuo signore come pratica al sutra del loto stesso. Ecco, questa è una cosa che. A me è sempre un po' preoccupato, per esempio, no? eh, perché, comunque, perché il tuo Signore, senza nemmeno qualificarlo, magari il mio Signore è un criminale, no? io lo servo e quindi quando io lo servo è come se praticassi il sutra del loto, ma siamo sicuri che il Buddha ha scritto una cosa del genere, ecco, insomma, per esempio, non solo per fare un esempio, quindi ci sono queste, queste domande che una persona in questo periodo molte persone in realtà si fanno, si fanno in maniera estremamente vivida e che cercano di trovare una risposta la risposta che gli viene offerta dalle religioni, dalle filosofie o che ne so io, da altre cose, da altre fonti ispirazionali, non vanno mai a dare soddisfazione, perché non vanno a toccare l'anima e ce ne accorgiamo perché in questo momento le persone che sono ispirate da quelle che sono poi alla fine dei contesti ispirazionali un po' accademici, se volete, assumono un atteggiamento quasi bigotto, cioè interpretano quel ruolo, si assoggettano a quello che gli è stato detto, però di fatto non tocca all'anima perché quando una persona si comporta da bigotta, una persona, quando una persona assume un personaggio, vuol dire semplicemente che non è l'anima che lo fa muovere, no, ma è semplicemente questo personaggio che viene animato, ecco. E ci sono invece delle, eh, delle intuizioni, delle illuminazioni che intervengano delle persone che semplicemente le fanno, le fanno cambiare completamente atteggiamento nei confronti della vita e ce ne accorgiamo per due aspetti, questa qui la ripeterò due volte perché è un punto fondamentale, i due aspetti che caratterizzano la persona che è all'interno di questo cambiamento che non gli viene più per una fonte esterna, ma semplicemente perché ha un qualcosa che gli va a toccare il cuore, volete che sia, che ne so un qualcosa che è presente nell'etere, che poi viene assorbito qualcosa che comunque abbiamo dentro e che poi Manifestato non lo sappiamo, eh? però di fatto la persona um, manifesta due condizioni che sono, eh, che sono evidentissime. La prima è che non ha più paura, <ride> non è necessario avere paura. La seconda è che dà sempre mia importanza a quello che pensano gli altri di questa quindi si incomincia il processo di liberazione questa ve la rifaccio perché è molto importante sono due aspetti in cui vi riconoscerete sono sicuro in questo momento ci sono, ci sono 1200 persone collegate sono sicuro che molti di voi si riconosceranno in questo genere di condizioni sono la prima che non ha più paura perché una persona che decide, faccio un esempio decide di essere sospesa per non andare poi eh, per non fare un qualcosa di compromettente eh, insomma, è una scelta che richiede coraggio, no? Oppure una persona che manifesta le sue idee, è una scelta che richiede coraggio e soprattutto non hai più eh, il timore no, di manifestare di pensare di dire quello che comunque vuoi dire perché ti interessa sempre di meno di quello che pensano gli altri ecco allora ricordatevi anche per quanto riguarda gli argomenti che ho tratto in pillola rossa eh, sono i corsi che faccio il primo punto per liberarsi da matrix è quello di imparare a non basarsi più non dare importanza a quello che pensano gli altri di noi eh. questo è un, è un qualcosa di estremamente importante che vale a tutti i livelli, mi raccomando, una cosa molto importante. Anche quando noi facciamo un errore. Faccio un errore, di conseguenza sono deprecabile e non do importanza a quello che pensano gli altri di me. Io ho un modo di elaborare il mio errore. no Quando, quando per esempio, a me eh, mi, anche a volte ricevo no? delle critiche che sono, sono un po' imbarazzanti, devo essere sincero, no? perché mi dicono, magari eh, che ne so, eh, io parlo di transurfing in Italia sono quello più conosciuto. Parliamoci chiaro, no sulla base dei numeri, lo dico, eh? non il più bravo. Eh? Quello più conosciuto di sicuro. E, e molti mi dicono: Ah tu che parli di transurfing, fai questa cosa che è contraria al transurfing, no? Per esempio, è così, no? <coughs> Queste persone applicano il modello religioso, no? Lo esportano, poi te lo spiattellano lì. Per quale ragione lo fanno? Perché chiaramente loro ne sono schiavi, no? E quindi vorrebbero che tu fossi all'interno di, di un contesto di regole, no? a cui loro poi possano non attingere perché non interessa attingere, interessa riconoscersi in te, però per riconoscersi in te vogliono che tu sia uguale a loro, ecco per esempio questa cosa qui, no? E a queste persone rispondo sempre in questa maniera, dico, guardate, non so se sto praticando correttamente il transsepti, francamente sono sincero, non lo so davvero perché non è questa la mia ricerca, la mia ricerca è vivere una vita felice, ecco eh, dal punto di vista della vita, sì, quindi se l'ultimo giudice, l'arbitro, l'ultimo a giudicare questo è la vita, vedo vi sì, la mia vita è una figata perché sono dalle persone che mi vogliono bene, sono odiatissimo dalle persone che mi vogliono male. Questa è una caratteristica ovvia di quando si crea un valore. no? E La mia vita è sempre più florida, la mia vita è in grado di aiutare quella degli altri. Francamente, io, insomma, che io non in una condizione di angoscia eh, sono da dire: oh, sto male, mi metterò a piangere. Non, non, So, ma sono anni, ma tantissimi anni, quindi vuol dire no, che comunque di fatto qualcosa di bello viene fatto. Quello dovrebbe essere il metro ultimo di considerazione per determinare se la vita di una persona è felice o non lo è. Per esempio, no? C'era, mi sembra Dostoevsky, forse Dostoevsky, ma forse lui sì, che sì. Tolstoi, forse, forse Tolstoi, che comunque è un russo, che, che disse: provare gioia per l'essere umano è inevitabile. Se non provate gioia, vuol dire che c'è un errore di fondo. Andate a vedere quell'errore e rettificatelo. Ecco. Quando invece spesso l'essere umano è sempre stato di fronte, è stato messo di fronte a un giudizio stai facendo male perché ehm, sei all'interno di un hai, hai fatto degli errori no? hai fatto degli errori e non sei come, que, come dice di essere il profeta non sei come dice di essere il governo non sei come dice, di essere, come dice di essere il partner, non sei come dice di essere la società, ecco in questa maniera. No? quindi una persona che in questo momento sta incarnando la profezia di eh, la profezia celestiale è una persona che a un certo punto non sta più dentro queste regole, non ha più bisogno di sentirsi dire cosa eh, deve essere per poter essere felice, semplicemente inizia ad ascoltarsi. Questo risveglio e questo ascolto non è qualcosa che arriva in maniera indolore, arriva in maniera estremamente vivida. No? si sta male perché. Che non riusciamo a comprendere, non riusciamo a capire, non riusciamo, cioè guardi, guardi un tramonto e, e rimani, rimani senza fiato e ti domandi se la vita è come mai è così quando poi guardi, vedi, non so, io, eh, ingiustizie, guerre, persone che vengono uccise per interessi prettamente economici o semplicemente anche per creare delle, delle tensioni umane, no? affinché poi possano determinarsi dei gruppi, delle coalizioni che sono per questa ragione più controllabili, che ne so, cosa a questa maniera. No? Quindi questa, ancora questa dicotomia no? di, di contrasti, di questo chiaro scuro, che si verifica nella vita, chiaramente insomma, confonde molto. Però quando una persona inizia. Io mi sono dato a un certo punto una risposta quando ero nel clou no, di questo genere. Ma perché se esiste? No? Ma io esisto, non esisto? Ma perché ci sono? Ma perché la vita? Perché la vita? Perché la vita no? Così. Ho imparato, mh, ho imparato mh, una, una, una risposta, che è tutto tranne che razionale che a me ha dato una gioia pazzesca, perché da quel momento lì in poi sono diventato un essere vivente, non mi sono proprio realizzato come essere vivente. E la risposta è stata, ma come mai si vive, come mai si, come si vive per, per andare in paradiso o per fare un qualcosa che poi alla, fi, alla fine ci può essere utile, eh? ci può essere utile per, per una vita futura a discapito di questa, faccio un esempio. Questa l'ho sempre considerata un po' come una risposta razionale. Efficace soltanto per, eh, se io osservo la mia eternità da un punto di vista che, però, di fatto è contingente cioè se io quando io devo darmi delle risposte così profonde non posso pensare al paradigma che io adotto nel momento in cui, nel punto in cui mi faccio la domanda perché è troppo grande la panoramica un po' come se dice sì eh, com'è la terra, faccio un esempio no? eh, questa è una cosa in favore dei terrapiattisti ovviamente no? eh, o, anche, o anche no, se volete perché io ho una, una soluzione per me che è trasversale no? Tra quella di terrapiattisti e quella dei terrapallisti non so come chiamarli eh, io la Terra, eh, come la guardo, la, la vedo come sferica con determinate caratteristiche e colorazioni, ma quella è, questa è la proiezione che ho della Terra in ottico. La Terra eh, può essere vista eh, in, in ottico, non la posso nemmeno vedere lì perché non ci sono gli elementi che mi possono permettere di poterla osservare utilizzando i parametri ottici, ovviamente, sono altri parametri che mi danno... E altri parametri non mi potranno mai restituire un'immagine che ho in ottico. Ecco, per esempio, no? questo per dire che quando mi faccio delle domande esistenziali non posso assolutamente valutarle o considerarle dal punto di vista, utilizzando, scusate, i paradigmi, i paradigmi che mi consentono di poter avere dei riferimenti su questo. No? Devo comunque andare nella poesia, devo andare nell'arte, devo andare nell'astrazione. No? E quindi la risposta che mi sono data a un certo punto, dandomi una gioia pazzesca, una risposta che veramente ve la dico, non mi procurerà alcunché perché questo è il effetto di un lavoro, di un'introspezione, no? di un percorso che mi sono fatto, quindi da questo punto di vista è un qualcosa che non si può esportare, una risposta che non posso esportare, no? perché fa parte proprio parte di un, di un qualcosa che è, è, è stato acquisito, eccetera, eh? e, semplicemente eh, mi sono detto perché sì, perché sì, quando io dico perché sì, perché se esiste, perché sì, io ho un profondo senso di accettazione e, e, e ammetto tutto quello che di fatto, anche le contraddizioni che sono presenti all'interno di, di questo mio mondo, no? E di, e di conseguenza, pensando in questa maniera, c'è un personaggio che va a interpretare, no? Il mondo da un punto di vista completamente diverso rispetto al precedente, rispetto a dove era prima, no? Quindi in questo momento le persone si stanno facendo delle domande. La profezia celestiale dice che è un momento in cui molte persone si fanno delle domande perché c'è una sorta di maturazione. Noi, se andiamo a vedere la vita dell'individuo, no, nasce gattonando, ha bisogno di essere sostenuto, ha bisogno poi di, eh, di essere mantenuto, di fatto così, no, proprio piano cresce, ha tutta una serie di... Manifestazioni caratteriali, sociali, psicosociali, che poi lo fanno diventare un essere adulto, no? ma anche l'umanità, tutta in tutte le sue manifestazioni: l'umanità africana, l'umanità cinese, l'umanità asiatica, quindi l'umanità europea, no? a questa fase di sviluppo, di crescita. No, piano piano poi cresce. Eh? Attenzione, attenzione, la crescita noi la attribuiamo all'espansione tecnologica, eh in ottico non è sferica, no. quando, si parla di quando si parla di diete e di terra piatta, eh, se subito le persone iniziano a dire la loro, ragazzi, se voi siete sicuri di una vostra verità, state tranquilli, state sbagliate, perché la verità veramente ha tantissimi aspetti, questo potrebbe essere uno spunto, la necessità di essere fanatici nel difendere le nostre idee è una fonte di grande insicurezza, quindi vi auguro, questo è un momento di, di, di dove c'è bisogno di essere di, di grande apertura un momento, che, dove si richiede questo? Ecco, mi raccomando. Va a vantaggio della nostra gioia. Non lo dico per avere ragione. Eh. Dico perché questo poi va a vantaggio della nostra felicità. Così. Quindi, eh, si sta attraversando. L'umanità sta crescendo, si sta sviluppando. Stavo dicendo che l'evoluzione dell'umanità non è da attribuire all'espansione all tecnologica. Questa è una grandissima defezione, perché probabilmente, ve la metto lì così. Tutta quella che è la tecnologia che ci viene data, siccome è in sopperimento a facoltà che noi abbiamo naturalmente, fino all'atrofia, fino a farcela atrofizzare, probabilmente quello che eh, viene, viene, ci viene spiattellato no? così davanti, no? come tecnologia, come elaborazione o risultanza di quello che è stato il lavoro umano, proprio umano non è. Ecco, ma magari mi viene più facile pensare che questa tecnologia ci viene data per atrofizzare tutti quei sensi che noi in realtà avremo naturalmente. Che ne so, mi sono accorto che con il navigatore, più che uso il navigatore, più che di fatto eh, non ho eh, senso dell'orientamento. Ecco, per esempio, non riesco, non riesco a ricordarmi le strade, eccetera, no? Il senso dell'orientamento è una caratteristica innata che ognuno di noi ha che per effetto di, questo, eh, di questa protesi eh, eh, si perde e quindi creiamo una dipendenza dipendenza verso questo strumento ma anche il controllo ma anche il controllo perché se uso ancora l'esempio del navigatore potrei farlo su tutti gli elementi tecnologici eh, eh, più, tecno, più che tecnologici e eh, se io voglio condizionare un individuo eh, quando io ho proprio Età e gestione della protesi tecnogena io posso farli fare grandissime tantissime cose che questo individuo non farebbe mai no eh, se ho un navigatore e eh, mi lo faccio passare a questo individuo da un'altra strada lui segue naturalmente il navigatore di conseguenza fa un percorso che non, non avrebbe scelto di fare o che magari non sarebbe nemmeno conveniente fare faccio un esempio ecco così quindi, l'evoluzione umana non è da determinarsi, non è da attribuire all'espansione tecnologica, non penso proprio che sia così. Ecco, penso che invece l'evoluzione umana sia per effetto di questa domanda che ci stiamo facendo: no? questo chiodo fisso che abbiamo in testa, come mai stiamo, eh, stiamo evolvendo, stiamo crescendo? E questo è il primo punto, è la prima cosa che di fatto ci accade nella, nella nostra vita e che molte persone in virtù di questo sviluppo si stanno domandando e la prima cosa che avviene da lì poi parte tutto è quello di mettere in discussione, di mettere in dubbio quello che un sistema invece le ha dato come un assioma, no? Quindi le cose stanno così, il governo è funzionale al, al popolo. Eh, le leggi vanno rispettate perché servono per la gente, per il popolo, che ne so io. Eh, pagare le tasse è utile, non lo so io. Oppure anche le guerre, la guerra, come fai a pensare a, a vivere un mondo senza guerra? No? Noi quando a scuola, io ragazzi vi parlo da educatore e dico che l'istituzione più. Pericolosa, drammatica, micidiale, diabolica dell'umanità di della scuola: no? Perché noi non ci rendiamo conto, noi andiamo a leggere nel, nella scuola, andiamo a leggere le battaglie. Tante <ride> battaglie tanto da pensare che tu non puoi pensare di poter vivere senza le battaglie no? lì si è conquistato quel posto perché è stata la della battaglia che l'ha vinto poi boiate incredibili no? questo Napoleone no? che ha fatto, ne ha fatte di ogni un ventenne no? per amore del cielo i primi ventenne erano più svegli però un ventenne che praticamente riesce a invadere mezzo Europa diciamo così no? mm, per non parlare anche di tutto quello che è stato l'impero romano lasciamo stare però soprattutto non si parla di quanta pace è stata insediata, di quanta pace supponiamo i nostri libri di storia potremmo leggere no? di quanto un popolo quanti anni ha vissuto in pace, in collaborazione, con scambi, magari con altri popoli, si parla di guerre. Tant'è vero che adesso l'unica soluzione che noi abbiamo per poter gestire un qualcosa è quella di, che la prima cosa ci viene a mente, è la guerra. Ma questa non è una cosa naturale, perché l'essere umano ha un'indole che è protesa verso il pacifismo, verso l'amore, non qualcosa di indotto. Esempio, no? Quindi, si cominciano a mettere in discussione tutte queste cose. Per esempio, era solo per fare un esempio, ci incominciamo a fare delle domande, incominciamo ad avere dei dissensi anche con noi stessi e iniziamo in pratica a, a dire: ok. Che a essere delle cose nuove nei confronti del mondo e iniziamo, se volete, a vedere la vita non più da un punto di vista di sopravvivenza, ma da un punto di vista di espansione. Ecco, questa quindi è la prima profezia di Celestino, è la prima profezia celestiale, diamo il nome è vero. Ecco, e domani ora stiamo un po' insieme, facciamo un po' se c'è qualche domanda rispondo ben volentieri. E domani parleremo del secondo punto della seconda illuminazione che non vi voglio spoilerare ovviamente no? ma che voi potete invece eh, guardare, osservare e studiare anche se volete no? già perché in piattaforma è presente questo testo è presente anche la spiega delle nove illuminazioni e potete farvi finire un'idea per prepararvi con delle domande eh? allora intanto Vera tesoro ti tiro su Vera che si sta pettinando in questo momento ma non ti devi pettinare perché tu sei bellissima sempre tesoro allora immagino tu sia silenziata No, eccomi qua. No, eri eh, silenziato. Sì. <ride> allora, eh, c'è qualche domanda? Sì, sì 1600 sì. persone collegate, ragazzi. Hai Io visto? mi trovo intanto, lo dico in un campeggio collinare piccolissimo, ma molto carino. l'età media qui sono eh, 100-140 anni. E a me mi chiamano Giovani, è un paradiso eh. per me, Giovani, giovane, giovane. <ride> <ride> prego allora <coughs> comincio dall'inizio aspetta luce oro ciao che meraviglia ho appena finito il libro pazzesco e desideravo un confronto su questo sincronicità grazie per il tuo prezioso contributo fai riflettere in modo costruttivo ecco grazie ma ci sono A tanti volte... commenti posso leggertene altri mm. Altri due, sempre proprio su questa certo, coincidenza, certo. Sei pagata per questo? Smilli, ciao Luca. Proprio qualche giorno fa ho acquistato e cominciato a leggere sempre sotto tuo input. E oggi uh -huh. viene fuori questa live, ecco la prima coincidenza. Mm. Bene, benissimo. Però, eh sì. ragazzi, mi raccomando, adesso se ne parla e vi voglio incuriosire, no? Così, però, la professoria di Celestino è un libro. Allora, il libro in realtà sarebbe l'ideale, eh? Perché, comunque, è un qualcosa dove, dove l'approccio, cioè tutto quello che sono i concetti, viene fissato attraverso il fatto di poter toccare dei fogli, però, poi è un viaggio tutto vostro, eh? Cioè, quello che. Scusa, quello che dovete capire della profezia è un qualcosa che fa parte di un, di un, di un, vostro, di un vostro approfondimento prego ah, è vero so. sì, 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 sì eh, faccio finta di aver capito benissimo, allora eh, quindi cosa facciamo? non allora, so mi, mi, mi guardo, mi parlo Penso che mancavano queste queste uscite di Vera, quando ci sono le altre, tutto regolare, così invece qui ci sono state meravigliose sorprese. Si sente Benissimo, ancora? Vera. Cosa è successo? Vabbè. No, non si sente niente, Vera. Scusate, la, la sveglia. Stai, no. stai morendo, credo. È la sveglia, la sveglia. Cazzo, 9:40, il 9 .40. È? La sveglia. Okay. Okay. Posso <ride> leggerti anche Antonella? C certamente. Buongiorno. Una frase riporta. Parla solo se la tua vita è di esempio, e lei è uno dei pochi che può permettersi di farlo, la sua vita è un esempio per tutti noi, grazie. No, che, che, carina, sì. che carina, poi, quando mi danno del lei, guarda, proprio del voi, no? Ragazzi? Rimango proprio, cioè penso di essere molto più alla mano. Sì, la mia vita è di esempio, però la mia vita non è esemplare, perché faccio tantissimi errori caratteriali, comportamentali, alcune cose che poi mi mangiano la lingua, però purtroppo a volte le dico perché sono impulsivo, ecco infatti è una, cosa, una cosa di cui sono certo di non essere un leader. Nella maniera assurda, maestro, l'abbiamo già sfatata questa cosa, non sono maestro perché il maestro è una persona che smette di crescere no? perché si dedica all'insegnamento all e invece sono troppo eccitato per il fatto di conoscere cose nuove quindi non potrò mai essere un maestro, e non sono in grado di farlo. Non sono nemmeno un leader perché sono impulsivo, semplicemente. Non è una caratteristica che a me piace. No? Mi ha creato tantissimi problemi, a dire il vero. e Però, se una persona, per esempio, a me non piace, dice delle cose, posso trovarmi in qualunque tipo di io ho rovinato dei rapporti in 30 secondi. Proprio, no? no, la dico la dico perché non, non, non riesco a fare altrimenti. Quindi non sono esemplare, è esemplare il fatto che una persona mediocre come me riesca a realizzare delle cose. Questo il risultato, è esemplare, non la risultanza il processo. Comunque, grazie, Antonella, veramente. Prego. silenziata, amore meraviglioso allora io voglio fare le live sempre con te perché con quell'altro è una noia sono tutte precise, non sbagliano nulla eh, okay. Quindi, avevo, siamo sicuri ecco, avevo ecco. garantito risate no no, fatti, ecco. perfetta, sei perfetta allora vai grazie mm. ciao Luca, volevo chiedere una cosa perché vedo tutto ciò che mi circonda è falso? perché mi sento così fuori dai giochi? Mi stai esaurendo? No, tesoro, stai, stai, stai comprendendo. Perché tutto quello che tu vedi intorno è falso. Noi ricordiamoci una cosa: anche la vita che noi vediamo allo stato pratico, sì, ok diciamo, non possiamo avere dubbi, vediamo delle cose che di fatto ci sono davanti agli occhi, no? Però ci sono due cose importanti da comprendere. Uno, che è, in, in, è sempre soggettivo e comunque, diciamo, mistificato il senso che ci procura una cosa. Faccio adesso un esempio in tutte queste manifestazioni pedosataniche a cui stiamo assistendo, no? Adesso noi quando vediamo Moloch, no? Qualche anno fa vediamo Moloch e diciamo che c'è che schifano, oppure anche vediamo dei presepi in Vaticano, no? che sono orribili. No? Voi sapete che la cultura di Saturno, adesso parlo anche un po' in favore di quelli che credono agli extraterrestri, che poi sarebbe la cultura satanista, eh? Saturno, Satana, sono, è una cultura che comunque non si rifà alla bellezza riconducibile a quelli che sono i paradigmi terrestri, è una loro bellezza che a noi risulta come orribile, bruttissima, eccetera. No? Quindi molte persone adesso che ne so vedono i maneskin e pensano che sappiano cantare, no? Che siano delle persone che comunque possono dare degli artisti, ecco. Quindi altre persone le guardano come me e dicono: ma c'è cioè, Copriti, veramente ci cioè, Copriti. Quindi. Questo cambia il, il senso, noi siamo tutti condizionati dal senso con cui guardiamo una cosa, però c'è anche un'altra cosa importante. Che hanno fatto un esperimento in cui hanno preso dei gattini, questi gattini, li hanno, un gattino di questi era stato fatto crescere senza le linee orizzontali, quindi solo linee verticali, e un altro il contrario, solo linee orizzontali e non c'erano le linee verticali, eh. Il gattino, a cui non era stato fatto vedere la linea orizzontale, di fatto non vedeva gli scalini, il suo cervello non percepiva quella, quella, quella condizione è altresì vero che poi quando ci andava, quando nel momento in cui andava sugli scalini sarebbe poi caduto ovviamente perché poi concretamente lo scalino c'era però il 90% se non di più delle cose che è per noi, che noi vediamo e che eh, diciamo introiettiamo e che poi danno vita a dei processi, dei paradigmi dei teoremi dentro di noi sono delle cose che non abbiamo mai visto cioè non abbiamo mai, non abbiamo mai sperimentato no? sono cose che di fatto Esistono soltanto nella nostra mente, il fatto che siano create nella nostra mente, eh, capiamo bene che è determinato da un condizionamento, quello che io poi faccio e elaboro nella mia mente è la risultanza di un condizionamento a cui sono stato sottoposto. Quindi, noi viviamo una condizione estremamente illusoria, non perché questo qui, non lo so, io non è di riferimento per tutti questo campo, per qualunque persona di voi. Che entra in tutto in questo camper osserverebbe tutto quello che si può osservare e condividere. Però il senso e anche alcune cose sfuggirebbero, magari che non sono toccate, sfuggirebbero dall'osservazione di altri, semplicemente perché ci sono dei processi mentali che sono soggettivi e che da, a, da cui ha inizio il condizionamento mentale. Quindi, ho fatto l'esempio prima della guerra, noi quando leggiamo nei libri di storia la guerra, la guerra, la guerra, di conseguenza noi pensiamo che non si possa vivere senza fare la guerra. Eh, eh, ovviamente è un una grandissima menzogna prego eccomi mm. silvia carta io avevo letto la profezia di celestino già nel 2005 e da allora ho una visione diversa rispetto alla vita e dagli avvenimenti per rinfrescare lo riprendo per dare nuovi contenuti all'oggi mm, sì, sì 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 no ma leggetelo vi prego quando noi attingiamo anche proprio in maniera meticolosa proprio no e tutte le nostre le nostre cioè quando noi ci sottoponiamo a delle cose virtuose giornalmente la nostra vita poi cambia prende proprio quella, quella dimensione se invece io mi informo giornalmente rispetto a quello che vogliono cercare di farci no allora a quel punto la mia vita subisce quel condizionamento quando dico di non andare di non informarsi troppo rispetto a quello che fanno, e eh, questa qui è una cosa veramente molto importante considerate loro sono delle persone che stanno cercando di fare delle cose in maniera assolutamente reiterata e però hanno continuamente un contrasto, hanno continuamente un'opposizione che non è necessariamente è determinata dalla nostra volontà a far, farci rispettare, a non farci diciamo sottomettere. È un qualcosa che semplicemente si manifesta in termini di vita, di esistenza, che ha un suo flusso e delle sue regole a cui loro vanno costantemente contro, per esempio. Infatti all'inizio, vi ricordate, all'inizio sono andati belli oliosi e adesso sono lì un po', diciamo, un po', un po' scricchiolanti. E questo è, insomma, si vede ragazzi, non è per, per parlare di Salvatore o di altro così, no? Tanto per far stare bene le persone basta, si vede che comunque hanno delle grossissime difficoltà. Tra pochino vi faccio un'anticipazione, ci sarà il nuovo, il nuovo ministro della Sanità, eh, che sarà il dottor Cazzo, quindi lo vedremo vedremo come ministro della sanità come... prego Concetta. anche il fatto che cambiano i ministri vuol dire che stanno, sono in crisi prego sai cosa ho notato dopo aver ascoltato l'audiolibro la, mm. celesti... la profezia celestiale la rapidità degli accadimenti tra il mio pensiero e la realizzazione materiale incredibile Brava. Sì, sì, brava, che è questa, concetto. Senza... La concetta. concetta bravo. Sì, sì, grande. Sì, 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 è vero, è vero, perché non c'è più la parte, la parte un po che richiede una rielaborazione per andare a vedere delle cose, sono più subitanei. Sì, 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 è vero, anche, anche per me è stata così. E infatti poi c'era eh, Laura che chiedeva, gra grazie per questo discorso, dove trovo il libro? Sul sito? Sì, sulla piattaforma. Per, alla, sulla piattaforma adesso ci sono tantissimi contenuti, tantissimi, perché ogni giorno io, Vera e altri mettiamo dei contenuti, abbiamo messo anche tantissimi corsi, abbiamo messo un corso di Giuliana Conforto, nuovo, andatevela a vedere. È già online, è vero, sì? Eh, oh mamma, non mi ricordo Vabbè, più. No, va, 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 va a vedere io. Sì, esatto. Voi per... Ah, guardate, guardate, se a vedere insieme. Vi faccio vedere come funziona la piattaforma eh, per andare... Per andare a cercare contenuti, allora adesso condivido un attimo lo schermo. Eh. Ricordo che la piattaforma è gratuita, ovviamente, e che tutti i contenuti sono gratuiti. Se poi una persona vuole acquistare un corso, beh, ovviamente ha un costo, però non è assolutamente. Non pregiudica tutti i contenuti che sono. Allora, questa è la piattaforma, ok? Io quindi posso trovare tutti i corsi, categorie, libri, tutti gli eventi, iscriviti, blog e video. Allora, se io voglio, voglio andare a vedere, eh, che ne so, eh, l'audiolibro, non faccio altro che andare qui praticamente a vedere tutti gli, gli, gli audiolibri, ma se io voglio fare qualcosa di diverso, clicco qui e cerco la profezia di Celestino, per esempio. ecco qua vado ho digitato il nome e non dà nessun risultato no guardate ecco il <ride> profissario celestino le nuove illuminazioni celestino, la seconda parte delle nuove illuminazioni questo è le... il film completo e questa è la decima illuminazione quindi io clicco qui praticamente e vedo la profissaria celestino il video eccolo qua ok quindi l'abbiamo resa veramente molto, molto semplice la, la, nostra, la nostra piattaforma. Eh, oppure se voglio vedere corsi, se andiamo a vedere se c'è anche la nostra Giuliana. Ecco, sì, c'è quello qua. Questo qui, che vi consiglio assolutamente, è meraviglioso, insieme a tantissimi altri corsi che abbiamo, che abbiamo inserito. Alcuni sono gratuiti, come questo qui di Dana, questo qui, no? molto, molto bello, magia nera, rossa, bianca. Lo stanno scaricando tantissime persone. E assieme a tantissimi altri corsi, Pillola Rossa, eccetera, così, no? che potete trovare. Sono, una, sono 43 e ne stiamo inserendo altri. Sto lavorando anch'io per inserire anche oggi, se riesco, un altro corso, eccetera. Vedete? Quindi, questa è la nostra piattaforma ed è veramente una, un, una figata. Cioè, vi, vi, vi dico veramente no, no? perché. Eh, perché nostra è nostra è una figata perché ci, siamo, ci, ci lavoriamo, ci abbiamo lavorato tantissimo, investito tantissimo per dare dei contenuti alle persone affinché dopo che hanno visto la piattaforma e dopo sono andati dentro grazie ai contenuti che cerchiamo di mettere, che vogliono essere potenzianti, le persone si sentano meglio ecco, questo far uscire fuori le persone da Matrix è anche questo, dargli uno strumento eh, dove tu ogni giorno potresti andare in sera alla mattina, andarti a vedere cosa c'è di nuovo nella la piattaforma, e osservi proprio che ci sono delle cose veramente fighe da lì in poi. Questo va alla lunga a condizionare lo stato d'animo di un individuo, è ovvio. Prego. 1700 persone collegate, a sticker. e tanti ti ringraziano per questa spiegazione della piattaforma. Comunque, è sempre. Ah. <ride> sì, sì, sì. È sempre bello vedere come si fa così è più semplice. Sì, è facilissimo, proprio basta decidere quello che volete, lo, lo cercate. Qualunque cosa ci sono, io credo che siano adesso sia, si siano superati il migliaio di video. No? E se c'è qualcosa di interessante, andatela a vedere fra i misteri del mondo, quello che, come, che ne so io, i diari di DIC dall'in poi, no? a, oppure vi piace un autore Malanga, scrivete Malanga vi dice tutto quello che c'è nella piattaforma di Malanga, fra corsi e interviste, e video suoi, eccetera. Ecco, ma è bella Malanga. Ecco, esatto, Alessandra. Mm. Malanga parla di un chiodo nel muro che uno inizia a vedere solo se ne ha coscienza. Sì, esatto, sì, 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 il grande Malanga. Sì, 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 sì. E quindi una persona... Voi considerate che il mondo per noi è uguale, no? Cioè noi calpestiamo il suolo eh, terrestre, no? Alcuni vedono un punturino salvifico, altri lo vedono come infernale, no? e, ma il punturino è quello, no, è solo uno. Però la considerazione che si riesce a dare è addirittura è diametralmente opposta, a seconda di chi la va a vedere. Alcuni ci vedono una fonte di reddito importante, alcuni ci vedono, che ne so io, una forma per, per accomunarsi, no, per unirsi, no, non so, vedono, posso, ognuno può vedere delle cose, io ci vedo in qualcosa di satanico, profondamente satanico. Prego. Ricordo Eccomi. che abbi, ci sarà la seconda parte, no? la, se la seconda illuminazione, domani mattina alle nove sempre. Prego. A accolgo, leggo e rispetto le mie emozioni che si esprimono in gioia, apatia o rabbia e mi piace sempre, come mi piacciono le tue, soprattutto quando ti incazzi. Sottiris. Sì. Ah, Sotiris è grande. <ride> <ride> Eh, lui è un greco, dal nome si, si capisce, abbiamo conosciuto, abbiamo incontrato diverse volte, vive a Sanremo, una persona meravigliosa, una sensibilità straordinaria. Sì, allora incazzarsi eh, sì, è una cosa che io cerco di, di fare il meno possibile, mh? perché comunque mh, piace molto alle persone perché va a ricongiungersi un po' una primordialità no, di concezione del mondo, in cui cioè, sembra più vera l'incazzatura. Però sì, sicuramente è vera, però è anche priva di controllo, priva di dominio. Non, quando una persona è incazzata, non può fare niente di creativo. Prego. Arrivo, scusate. Silenziato. Certo, sì. Il corso Pillola Rossa fa sempre parte del Transurfing? Eh, prende degli spunti dal transurfing, però eh, ci, sono altre, eh, ci sono anche altre cose. No? Ci sono elementi di bioenergetica, ci sono elementi anche, di, eh, delle, anche delle, no, delle regole sociali, no? Proprio delle, leggi sociali ecco, no, regole, delle leggi sociali che vengono prese in esame. C'è no, tantissimo altro, un po' di transurfing. C'è perché il transurfing fa parte della mia vita, però ci sono tantissime altre cose. Luca, carissimo, stupenda creatura. Hai notato, che, hai notato che si sta formando un movimento non voto, alla cui testa ci sono, Paolo? Sceusa e Mazzucco, mi interessa la tua opinione luminosa. Non mi piacciono anche se lo sapete benissimo come la penso. Penso che votare vuol dire autorizzare un gruppo inautorizzabile, no? Quando si va a votare. Perché se tu non, non andreste a votare per la mafia, no, perché non la, non la riconoscete, no? Però, se voi andate a votare per questo, vuol dire che li riconoscete. Quindi, eh, la mia idea è questa: poi ognuno fa quello che vuole, no? Però la mia idea è questa, non mi piacciono però questi gruppi di... Quando si fa un gruppo no, non mi piace mai, no? Anche se questo gruppo incarna perfettamente quello che io penso, io non, non andrei mai dentro un gruppo a questa maniera. E mi ero anche iscritto al canale di questo signore rispettabilissimo, per la del Cielo, così come Mazzucco, non ho assolutamente niente da, da dire, sì, magari fosse un po' più umile, però questo ognuno ha le sue. Eh, però sicuramente sono due persone rispettabilissime, eh, però poi quando ho visto un po' l'andazzo così, no, che ti vogliono far crescere un pensiero dentro, no, a forza, no, allora no, sono uscito da, da quel canale, no, non mi piacciono, una persona non, cioè, una persona non vota, ha bisogno di mettersi dentro un gruppo, no scusate, anche una persona che vota ha bisogno di mettersi dentro un gruppo per farlo, se hai bisogno di mettersi dentro un gruppo vuol dire che vuol sostituire il tuo sistema cognitivo con quello di un altro. E questo in questo momento non lo raccomanderei a nessuno. Prego. L'incazzatura può essere una forma di difesa? Anche. Perché quando mi sono incazzato soprattutto all'inizio, ehm, c'è stato, stato, da parte mia, impotenza. <ride> Perché vedevo delle cose che per me erano i nel confini della realtà. Non, non potevo crederci che facessero che fosse previsto eh, l'ora da, dare a un cane e non fosse, non fosse previsto per un bambino questa è una, una cosa. ma non era questo che mi faceva incazzare, era che i genitori obbedivano era questa la cosa proprio che mi buttavo fuori di testa quindi è un segno di difesa per me eh, per me è stato un... Una, sì. Non è l'azione determinata dall'impotenza perché avevo necessità di difendermi, certo. Prego. Ecco qua, cambiamo. Scusa. Simona mm. ci chiede il corso campane tibetane in cosa consiste? Ma ci sono è il corso di campane tibetane. Impari a suonare le campane tibetane prima di tutto. E poi nel secondo livello facciamo anche i moduli quindi spieghiamo quali sono i punti da dover toccare no, con la campana per poi armonizzare no? i punti sono, cioè quello, il punto, eh, i punti sono mh, osservabili da un punto di, da un punto di vista eh, sia della Jurveda, sia della MTC che sarebbe la medicina tradizionale cinese sia per quanto riguarda altri punti bioenergetici quindi ci sono dei punti che riguardano la depressione, la rabbia, l'autostima, la parte emozionale che sarebbe la gestione di tutte le nostre emozioni, la parte sentimentale e il nostro sistema cognitivo di percezione del mondo, con le campagne lo vai a, a, a armonizzare. Ecco. Si fa questo tra l'altro. Stiamo facendo una campagna in questo periodo, in questi giorni, dove tutte le persone che hanno partecipato al corso di campane tibetane che hanno l'interesse a dare la propria mail per, per segnalare, per essere segnalati no, come operatori in tutta Italia. Noi faremo poi una mail informativa. Abbiamo la nostra mail list, abbiamo 20.000 iscritti. In tutti, a tutti i nostri iscritti, diremo: Se vuoi fare un trattamento con le campagne tibetane, vai da questa persona a farlo ma vai, che ne so, vai a Bari c'è Alex, Alec, Alex Cole con cui sono stato quest'estate a luglio, no? che lui fa campagne tibetane, se una persona vuole sapere in Salento se c'è questa cosa si può segnalare Alex Cole, così come in tantissimi altri i punti d'Italia, praticamente possiamo dire in tutta Italia, cioè, cioè ho persone, allievi, insomma, no? non mi piace chiamarlo così, comunque persone che hanno frequentato i miei corsi e che fanno i trattamenti con campagne tibetane. Ecco qua. Grazie Luca. Giulia ti chiede: a proposito delle persone, sto percependo tanto egoismo e cattiveria? Sono io che sono offuscata? No, c'è questa manifestazione perché quando finiscono le, le stabilità, finiscono le, allora si manifestano queste, queste reazioni, no? questa, questa cattiveria. Perché poi anche quando si cerca di aizzare le persone contro l'altro, no? quando è un, un sistema un potere no? che ti dice che il nemico è quello che magari non si è fatto il punturino così, no? una persona che eh, si è totalmente abbandonata a un sistema tende ad adottare questa condotta perché lo fa sentire più sicuro e questa è proprio, è proprio la mentalità del pusillanime no? del, proprio del minions così, no? e quindi alla certe cattiverie vengono anche manifestate perché automaticamente legittimano la posizione di chi le perpetra a tanto arriva la stupidità umana. Beh, mi piace, Leggi eh, no, leggimi Concetta, non. anche, sì, sì, anche sì, Luca, anche Concetta sì, ben sì. mi piaceva, vai. Non sanno stare da soli, gruppi, gruppi, non votare, eh. non meritano nessuno, essere liberi, vogliono ma non danno nessuno, allora perché non lo facciamo noi? Mm. Ti adoro mm. Luca, sei eccellente. Ma che bella, grazie concetta. Le, I gruppi vanno bene soltanto se devi fare l'amore, allora fa l'amore di gruppo, allora ti diverte, in quel caso sì, è divertente. Scherzo. Il gruppo, ma perché il gruppo? Perché la persona deve, deve, ha così tanta incertezza da sentirsi sicura in quello che pensa e dice soltanto se è all'interno di un gruppo, cioè se c'è alcun senso e il plauso di più persone? ma io potrei essere, rimanere l'ultimo solo sul pianeta Terra, non mi farò mai, ma non punturino, nemmeno un tampone, ecco. Non ho bisogno di essere in un gruppo per consolidare questo, noi non molleremo mai, avete visto? Allora, Volevo farvi vedere lui come vi molla tutti, <ride> ragazzi, mamma mia santa. Eh, nel, gruppo, nel gruppo una persona non riesce a pensare, la massa è sempre stupida, l'uomo, l'individuo è sempre saggio. Prego. Luca, allora, ho visto c'era Luca Lucia, no? Sì, Luca. Ah, Lu Luca puoi? Angeli è ah, la Lucia, Lucia Angeli. Mm -hmm. Ciao ragazzi, Luca, cosa ne pensi della pornografia dilagante, soprattutto fra i giovani? Um, ciao Luca, ha eh, un motivo. Il motivo è quello di fare in modo che la sessualità sia attivata attraverso eh, organi di senso, no? che, cioè quindi limitare gli organi di senso con cui tu hai accesso alla sessualità e quindi i feromoni per esempio non li senti, no? Perché comunque sono olfattivi. Quando tu fai sesso bene con una persona perché c'è una chimica, no? E semplicemente viene eh, percepita, anzi non viene percepita, però agisce a livello olfattivo. Quindi dopo un po' tu sei destinato, tu in senso lato ovviamente, non tu Luca, eh? eh sei destinato all'impotenza nel maschietto o nella frigidità, frigidità delle donne perché semplicemente la tua possibilità sessuale, il tuo sfogo sessuale no, orgasmico, ce l'hai a attraverso l'utilizzo non di tutti i cinque sensi, che potrebbero sei a questo punto, ma soltanto di un paio di sensi, ecco se volete, no? Magari vista udito, no? Sentite... Oh, oh, oh! Oppure eccitazione, ecco così. Poi anche perché quando una persona eh, viene erotizzata, no? Semplicemente eh, inizia a percepire il mondo attraverso gli sintomi primordiali, no? Ma solo quelli. E quindi c'è soltanto la fuga e l'attacco. Quindi quando una persona... All'interno di un condizionamento di fuga o attacco, e chiaramente le possibilità di reazione sono determinate, io quindi posso condizionare, non ho più le sfumature no? per controllare un individuo, so che comunque viene preso lì eh? tant'è vero che grazie a questa primordialità, hanno costretto le persone a farsi il punturino semplicemente perché hanno toccato questo quest istinto primordiale che era la sopravvivenza in termini proprio alimentari, se non ti fai il puntolino non puoi mangiare. No? Una persona che non all'interno di schemi riduttivi, che la pornografia poi garantisce un, un, uno di questi aspetti, avrebbe trovato mille soluzioni. Una persona però che è ridotta semplicemente alla razione alla gestione dei suoi controlli primordiali ovviamente ha soltanto due possibilità, quella di sopperire o quella di... Eh, o quella di ribellarsi quando in realtà ce ne sono tantissime altre. Quando una persona è erotizzata. Eh, diventa stupida, avete mai visto no? in un film eh, porno no? che mi sono arrivato così freddi no? con la zucca, essere o non essere a pecorona più pulzella, no? Che viene qui, dice ciao sono il postino vieni qui inquadra, inquadra le cosci, dice una botta te la do volentieri, cosa ha detto? che ti darei volentieri una botta e ti iniziano a copulare così no? cioè, i concetti sono questi, ecco quando una persona è erotizzata, semplicemente c'è un, abba un abbattimento di tutte quelle che sono le capacità cognitive. Una persona diventa più stupida. Nell'uomo, sapete, no? come si dice, no? quando ha un'erezione tutto il sangue va nel pisello e nella testa non rimane più nulla. <ride> anche la donna. Non ha l'erezione la donna, però comunque anche per la donna è così. La, maggior la donna è dentro un narcisista si fa fregare da un narcisista anche improbabile soltanto quando ha anche un coinvolgimento sessuale perché da lì in poi smette di poter essere di poter pensare prego Beh, ah, sono altre due, ah, casa... due tre domande poi andiamo sì All... uh, mi sono persa basta leggere sì sì, sì. sì, sì, no, perché esatto? Eh, io credo sì, che sì. siamo tutti egoisti anche quando facciamo qualcosa per il prossimo, credo che lo facciamo perché ci dà compenso in base alle usanze e alle rispettive risposte che ci aspettiamo. Mm, Grazie, sì sì, yeah. sì, sì, esatto, concordo. Cioè, questa, cioè questa ragazza. Uh... Ma è andato via. Ecco, no, questa concetta che dice: Sai Luca sei l'unico che hai presentato lo staff. Il tuo gruppo è una meraviglia, non hai niente da nascondere. Io sto bene con voi, siete me, Bella, grazie. In realtà, il, lo staff l'ho presentato perché mh, lo staff si osservano dei principi. Quindi diciamo, devono essere opposti a quello che determina la Matrix, no? Quindi eh, la Matrix dice che tutti lavorano, no? Lavorano dietro, non li vedi, così. Però loro non, non sarebbero cresciute, nessuno cresce se sta dietro le quinte, no? A servire un individuo che potrei essere io, no? Sono lì, spesso il rapporto è paritario, quando c'è qualcosa da discutere, se ne discute. Beh, io dico la mia, chiaro, no? È importante la mia, quella che dico io, no? Perché comunque il progetto è un progetto che comunque di fatto. Eh, io ho nel cuore, l'unica con cui posso condividere è vera, di fatto, perché comunque sappiamo da cosa è nato tutto, no? Questa cosa ancora si sta irradiando anche negli altri, però c'è bisogno di tempo, ovviamente, no? Beh. E poi vedere anche se c'è una condivisione da parte degli altri, ovviamente. Però questa è una cosa per me molto importante che le persone sono messe in rilievo, anche perché il mio scopo è quello poi di chiudere qui su YouTube e lasciare il canale a delle persone, eh, delle persone ben formate che possono portare avanti tutte le loro cose, eh, dove io continuerò a essere il patrono, se volete, no? Però me ne sarò da un'altra parte, potrò fare altre cose perché il mio futuro non è quello di dire cose su YouTube. Magari anche espormi a giudizi di persone con cui non prenderei, non prenderei nemmeno un caffè. Non, non mi piace proprio l'idea che, perché quando una persona anche commenta dice delle cose orribili, no? Cioè ne, nello status non c'è scritto che è un cretino, no? Quindi sembra che sia l'opinione di una persona valida, no? Spesso invece una persona morsa. No? Proprio da, da un livore, da un'invidia, no? oppure anche può avere anche ragione, magari si muove delle critiche, però il modo in cui lo fa è sempre estremamente irriverente, no? quando in realtà invece mi sento completamente. A volte rimango proprio anche un po' scandalizzato, devo essere sincero. Non sono un tipo che si scandalizza, eh? tendiamoci, però a volte. Dico, com'è possibile che le persone proprio non hanno non hanno proprio capito niente, così può veramente niente così proprio? No? E quindi questo è un, un, un po' di desolazione alla procura, ma non perché vengono rimuo, vengono, vengono, vengono dette delle cose. Desolazione perché hai parlato all'aria, ti rendi conto che veramente hai dato delle perle ai porci, proprio così no? E quindi so che questo non è, non è la cosa. Mi diverte sempre di meno, non è la cosa che io vorrò fare per tutta la vita. Ogni persona che si cristallizza lì, YouTube youtuber di professione sono posseduti dal suo ruolo. No, No, io non sono uno youtuber di professione, io sono un essere umano e dopo un po' un essere umano deve fare altre cose. Quindi, però, siccome questo patrimonio è importante, i nostri contenuti, ragazzi, sono visti da 200-300 persone al giorno, mica scherzi, eh? quindi è un qualcosa di estremamente molto importante, potrei anche venderlo. Potrei anche venderlo, ma io gli darò un valore ancora più grande perché lo darò a delle persone che io amo, tutte in prima sfera, che si prenderanno cura di questo canale, lo faranno crescere, lo porteranno avanti. Se io sono il predominante se loro servono a soggettare al mio modo di fare le cose, se vado via io, muore tutto. Ma se loro piano piano hanno modo di poter manifestare le loro personalità, le loro individualità, allora a quel punto diventerà qualcosa di estremamente bello. Ci sono, per lo più sono donne perché le donne sono superiori, eh, però ci sono anche tanti uomini che lavorano dentro le quinte, che fanno de, delle cose meravigliose. Eh, vogliamo ricordarli, visto? In primis è vera. Poi c'è le presentatrici, eh, la nostra Vale, e, e inizierà poi a settembre, inizierà anche la nostra Ilaria. Eh. Poi Valeria, ci sono, Ilaria, esatto. Eh, Come? Com Valer Valeria. Valeria, sì, Valeria Ilaria, sì. Poi c'è la grafica Daniela, che è veramente cioè, meravigliosa, che sta facendo poi, sta formando ed è bravissima, è la nostra Giorgia che sta portando avanti poi tutte le sue, non solo lavori di grafica, no, anche se adesso all'inizio, però soprattutto struttura tutte le live, si occupa di, tutto, di tutti questi aspetti tecnici, e così come anche la eh, nostra Sara, che in questo momento è in vacanza, però ovviamente è una persona a cui io tengo tantissimo, che si occupa della comunicazione, ma anche dei caricamenti. Poi web design, il nostro grande Diego, eh, il nostro artista, quello che comunque ha fatto il logo, quello che comunque ha fatto eh, tutta l'impostazione del nostro nuovo canale Instagram. E poi c'è Luca Gerosa, il tecnico web, che è un mostro, un genio, veramente, ci ha fatto, ha fatto migliorare la piattaforma in maniera incredibile. Per quanto riguarda il promo, avete visto che bello che è, il nostro Fabio Pilotti è opera sua, lui è veramente un professionista di altissimo livello. E poi mi sono dimenticato i nostri grafici, eh? Alessandro e Raffaele, che ci fanno le nostre vignette quasi quotidiane. Poi basta, mi sono dimenticato qualcuno. Dorotea che si occupa della mail caricamento I in zaio piattaforma, nostri... so, il nostro meno so. <ride> male, non c'è. So, prima, prima, in assoluto la prima, The first, the first lady. Sone Cabiaglia, che si occupa della comunicazione, mail, eccetera, e anche sua sorella, sì, sta, sì. che anche lei si occupa di caricamenti e gestione mail e contatti. E siamo gli unici che vi rispondono alle mail, ragazzi. Per rispondere alle mail per far sì che voi possiate, potete ricevere nel giro di pochissimi giorni, se non il giorno stesso, delle mail, la risposta alla mail, mi costa 1500 euro al mese. Infatti, nessuno, perché quando arrivano centinaia di messaggi ogni giorno c'è bisogno di uno staff che si occupi di questo siccome io quando mandavo le mail a certe persone che amavo, poi non mi rispondevano, ci rimanevo male. Ho detto ok, là noi invece rispondiamo. però è estremamente bello. Però anche impegnativo non è gratuito, ragazzi, credetemi. Infatti, quando voi mandate le mail alle altri, raramente vi rispondono, e dovete dire così perché. Eh, per me, per me, così non mi rispondono a me. Secondo a volte chiamo qualcuno perché lo vorrei intervistare, no? no non mi rispondono. Non perché io sia esatto. più di voi, ma che comunque a volte sono anche, insomma, fanno piacere anche, no? Avere una collaborazione con me perché non sono l'ultimo degli scemi, ecco, diciamo. Però anche a me a volte non rispondono. Non le vedono, Proprio non per... Non per... Dai, chi chiudo con le... Ah, ti Scusate. sento sì. Sì. Sì, sì, sì. No. Okay, no. no, Scusate, prima stavo ridendo, ma perché avevo letto il commento di Marco che mi ha beccato subito. Stai? Che mi stavo Sei commuovendo? Piangendo? Ma, ma tu, vera, tu vera con me, vero, non ha capito? eh? Ma no, sì. eh, dove vado da solo senza ritiene, stai scherzando. No, 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 e te andiamo, lasciamo tutto in mano tutto. Dei, dei ragazzi. Eh? No, andiamo. Stai piangendo amore? Eh? Mi veniva. No eh? la oh, amore, ma noi, che il tesoro se... che sei. Noi tesoro mio, te, rassegnati in questa vita, saremo proprio sempre insieme. Eh. E poi volevo... Di sicuro. prego. Sì, esatto. E poi volevo salutare Mimmo, che abbiamo conosciuto a Pesaro. Buongiorno Luca e Vera. Siete sempre belli eh, ma non quello... siete di più. Eh, Mimmo sì, eravamo proprio davanti col, con la moglie. Ah, sì, 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 esatto. sì, sì ho capito, capito. I due Ciao ragazzi mio. davanti che erano, sì, sono sì, sì. pugliesi sì. che erano della provincia di Taranto, ma che ormai vivono lì da diversi anni. E sì, 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 infatti sì, sono sì. venuti finalmente a trovarci. Ecco. Sì, sì, sì. sì. L'ultima domanda, dai. Eh. C'è un sacco di gente collegata, amore. dai stai. Sì, sì, sì. Eh. Ultima domanda, osservazione. Eh, che bella, vera? Eh? Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, eh. l'ho trovato, Aspetta, eh che gli che avevo segnato. Se non si incazza anche lei diventa. Sì, Mi arrabbio. Sì. Elisa, cosa ne pensate di Steiner che diceva che in questi tempi si sarebbe vissuto sotto le influenze, non solo di Lucifero, ma anche, scusa, non solo di Lucifero e Arimane, ma anche quelle soratiche? Socratiche. Soratiche. Soratiche. Ah, soratiche a me Sonia, Soratico, ti, non, non Socratico, Soratico ti ricorda nulla? No, forse c'è un errore di battitura. Ok, scusate. E, um, um, no, Steiner, è, um, i, i miei punti fermi sono Paramanca e Yogananda, Steiner, Gugger, sono quelli proprio dove non si dice, c'è proprio, ora mi, mi sono e... prima a dirvi di essere critici, però quando si sa che fare... Con personaggi di tale calibro, uno che ha detto delle cose, in, cioè che sicuramente quando l'ha detto che ci saranno delle persone che verranno nominate nell'anima per effetto dei punturini, quando l'avrà detto avranno detto che scemo, ma sicuramente questo è un visionario, un veneristico, proprio il numero uno, così come e così come Paramanzi e Uganda per me sono in primis, eh, eh, che fino ad ultimo sono stati proprio pazzeschi, secondo me non terrestri. Ecco. Forse Guggef, sì, però Sten, no, viene molto difficile pensare che sia terrestre. Poi ci sono anche altre persone che amo, eh, però poi hanno avuto anche degli svolti di vita che mi hanno, mi, hanno, mi hanno fatto amare la loro idea, non certamente la persona, no? tipo Osho, Osho, Osho eh, lo amo profondamente, però chiaramente di tutto quello che ha fatto non condivido niente. Ma lui, eh, troviamo infatti contenuti anche sulla piattaforma. Di chi è? Il stainer, il messo contenuti. Venezia, boia, eh. certo, Steiner tantissimo, certo. Ora li metterò ancora di più, eh, nei call del memory, li metto sempre dei contenuti abbastanza... Eh, però sì sì sì, no, delle, delle cose, certo. Tra sì, gli articoli sto scrivendo anche un libro ragazzi eh? l'ultima ma aspetta ci diceva soratico è giusto sono influenze che vengono ah. al di fuori del nostro universo ah. le, le asura le asura <coughs> e lucifere possono essere elevate le soratiche no Ok, guarda, allora stai parlando di una cosa interessantissima ma che non conosco, proprio mm -hmm. zero, per cui non lo so, Grazie. non so cosa dirti. Che bella questa persona. Piacciono, ci sono queste persone che comunque hanno una formazione, eccidenti, proprio così proprio di nicchia. Non, non so veramente, anzi pensavo appunto che fosse un errore di battitura, non conosco. E via. Eh. Ah, poi non aspetta, c'è eh? sempre Simone aumentano che Aumentano le persone invece di diminuire, perché solitamente dopo un'ora <ride> scemano un po', invece aumentano, siamo un po' con le persone, dai, Vera, è tanto, è tanto, non è... sì. E poi è tanto che non ci vediamo. Eh. Sì. Eh. Eh, Simone chiede ancora, come si diventa coach di campagne tibetane come te Luca? Mi piacerebbe no, cambiare no, totalmente sì. il lavoro, però non, ah, non sì. è proprio coach di campagne. Eh, no, infatti non, non, non userei questo termine. no? Eh, Suona che bella, Naturopata! Accello, totalmente nuda. Sì, ma se la accende adesso, però non ce la fa scaldare. Accello, era no, era spento il boiler dell'acqua. Mi, mi, mi un po' di cazzo eh, Ecco, Ferma. Pre, è al, è, scusate perché se no fa la doccia fredda, no, devi tirarlo su. Ferma. Ora è acceso, però, fra 5 minuti si scalda. Nel camper il boiler si scalda dopo 5 minuti. La lamentela da parte di suona Cabiai di Naturopata. Eh? <ride> eh, ecco, campane tibetane. Eh, allora, io credo che in questo momento il futuro sia la vibrazione, quello che veramente fa cambiare delle cose. Nei miei corsi faccio dei test dove faccio vedere con un chakra disarmonico, no? con la campana si, si armonizza in giro di 30 secondi proprio. E come si diventa, fai il corso e poi ci devi mettere del tuo io quando insegno, per questa ragione non, non, mi, non, non mi piace dire insegno, non mi reputo un maestro perché io vi dico un, come, re, co, cosa, cosa è necessario ottenere e cosa fare all'inizio per farlo, per ottenerlo poi una persona ci deve mettere la sua arte perché quando ha a che fare con le energie con le vibrazioni ci deve essere la tua anima ci deve essere l'unico modo di poterlo fare che è il tuo, ecco e dovrà essere anche dinamico tra l'altro amore se benedetti vedono nuda vuoi fare un saluto nuda amore no. mm. <ride> eh. Grazie, speciale chi lavora da le Quinte. Sì, in questo momento ci sono considerate, in questo momento ci sono tutte le, le persone che stanno facendo qualcosa per la piattaforma. Sicuramente Luca Girosa starà controllando gli aggiornamenti. Fabio Pilotti si sta occupando del, del promo del promo della versione accorciata del promo che ha, che ha fatto. Daniela sta facendo le, le copertine. Eh, il, eh, Giorgia sta facendo le live, la live di domani mattina la sta, la sta montando e Sara non sta facendo un cazzo perché in Dorotea sta caricando i video. Dorotea e... sta caricando no. i video. Penso che Dorotea sia nella fase REM in questo momento, però magari dopo caricherà i video, ecco diciamo. Aspetta, aspetta, aspetta che... Um... Anna Maria ci dice, Giorgio Rossi spiega molto bene l'effetto delle entità soratiche. Grazie, così andremo ah, a vedere. Ah, ecco. Dire. Ottimo, grazie, ottimo, grazie. grazie. È un po' senso di la... Giorgio Rossi, ma lo amo. Prego. E poi la, la Roby ti dice, Luca, quando farai qualche incontro solo gong? Lo è della in sala modo meraviglioso. Di Monza? della sala di Musa? E... Eh, vabbè, la Roby è di Bergamo. Ah, sì. ok. Eh, ehm, sì, posso fare anche sei silenziato <ride> sta parlando da sola una crisi sta ok ok con chi sta parlando con ginevra vero fammela vedere salutala Dilli se vuoi salutarci un cazzo fra zero una delle bambine più scontrose della storia dell'umanità eh? dilli non interessa fare un saluto non interessa fare un Vera, però dovresti però Ah, non far sentire il diniego di, di Ginevra? Viene, giu, viene Giulio, viene Giulio. Viene Giulio, viene Giulio. Viene Giulio. Allora, ciao Giulio, ciao. In questo momento vedo che si è svegliato da tantissimo aspetta. tempo, collegati con noi un milione e ottocento persone. Cosa vuol dire Giulio a queste persone? Non, non si, non si, Cosa si, vuoi, vuoi dire Giulio a queste persone? Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di questo, grazie. veramente, splendida è stato un giornata. Buona splendida giornata. Grazie, grazie veramente. Non, non ci aspettavamo qualcosa di illuminante, però, non certamente saremmo mai stati in grado di poter sentire dalla tua voce una cosa così meravigliosa, così profonda, così veramente. Le persone si stanno contorcendo, no? stanno, alcune esultano proprio. Grazie di questa cosa che hai detto, ha preso tutto dalla mamma <ride> e, Ginevra, e Ginevra non viene, no, no, non vuol venire. No. Ma nemmeno ciao, appare ciao. No, Dei i bambini, no. niente, va bene. Ok. È il falso adolescenziale. Sì, quando ah. aveva anche un'ora 6 anni era così. Comunque va bene. Ascolta. <ride> no, va bene. Però, allora, okay. basta. Esatto. Ah no, Ma aspetta, stava aspetta. aspetta no, l'ultima, l'ultima, l'ultima che volevo salutare. Sì. Sempre Concetta ti dice, stai con noi oggi... Oggi è, una, è bella una bella live oggi non è una bella live, ha detto. Mi, ha, mi hai fatto un bel regalo, è il mio compleanno, sempre da sola ma felice. No, secondo me voleva dire mi, bo, che, che era, la, okay. che era no, una bella, cioè, nel senso allora. che era <ride> buon non compleanno! Male. Puoi <ride> ascoltare la live quando chi, chiudiamo, anche. Buon compleanno. No, ovviamente fuori, eh? no, perché ora a parte gli scherzi, poi Vera c'ha bambini, eh, un marito, eh, insomma, deve farli colazione immagino, vero? Esatto. Perché non sono in grado di poi vedere a se stessi i bambini. Bene, dai, l'ultima, l'ultima, quando andiamo? Mm -hmm. Andiamo. L'isola che non c'è, un salutone, Luca Vera. Vi seguiamo sempre anche sulla piattaforma. Ah, sono i ragazzi. Mm, oh mamma, mm, mi servirebbe mille ore, mille ore al giorno per seguire tutti i corsi che vorrei ma vi sono davvero grata per quello che fate, grazie. E la Valentina e mh, draghella no? Come che si... Oddio, eh, abbiamo conosciuti a... l'abbiamo anche intervistato lui, adesso non mi, non mi, non mi viene il nome. Ah, e... e... salvetti eh, Sì, esatto. Colisabetti, no. sì, 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 è sì, Qua... sì, eh, Valentina... stati La di Campe. Esa... Esatto, la Valentina sì, è... meravigliosi è loro. Esatto, Tra... sì, bellissimi, bellissimi. Scusate. Ciao ragazzi, bacio. Ci vediamo presto sicuramente. Bene, oh ragazzi, andiamo. Andiamoci, insomma. Allora, eh, chiudiamo, eh? Vero, vero? Va bene, sì, va bene. Allora, ragazzi, vi lascio con il promo dei nostri, dei nostri corsi. Fatevi passate una bellissima giornata. e Ricordatevi che il più bello deve ancora avvenire. Quindi godetevi la vita, che è veramente una delle cose più straordinarie che possiamo incontrare nella nostra eternità. Eh? Che non ci sono solo, non c'è solo questa vita. Appena possiamo, veniamo anche a fare corsi di campane tibetane. Un saluto anche a Sonia, Te la saluto in questo momento è nella doccia, sta facendo la doccia fredda. Ciao raga, ciao Vera, ti adoro. Okay. Diego, ciao insieme. grazie a tutti, grazie alle persone che hanno condiviso le persone che hanno messo like, le persone che ci sono state vicine e che ci dicono delle cose meravigliose ogni giorno, grazie anche a chi ci rimuove delle critiche quando sono sincere perché ci permettono di poter crescere grazie a tutte le persone che ci hanno dato un motivo per essere qui questa giornata, ciao raga grazie, buona giornata